capita una volta ogni 4 anni di sta cosa. Carlo. Sì, no, ma sì. Beh, posso dirvi che sono emozionato perché siamo riusciti ad avere qui con noi in questo spazio che gentilmente concesso dal presidente, che secondo me andrebbe valorizzato per altre occasioni perché è una location eccezionale, ma sono emozionato perché vedo uno squadrone della paracanoa e della canoa. E è stato un periodo estremamente difficile, ce lo siamo detti, abbiamo superato qualsiasi tipo di ostacolo, le bolle, non bolle, i protocolli, non protocolli, abbiamo avuto coraggio a gareggiare all'estero e abbiamo gareggiato bene all'estero, abbiamo sostenuto lo posso dire perché insomma abbiamo investito tanto su questa squadra, con la direzione tecnica, con lo staff medico, sanitario, fisioterapico, trasferimenti, gare all'estero, però adesso siamo qua per l'ultimo tratto e non potevamo non fare quest'ultimo tratto insieme al presidente Giovanni Malagò e al presidente Luca Pancalli, perché insieme a loro saluto il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, perché sono la nostra forza, sono quelli che ci consentono di andare avanti e di arrivare a Tokyo preparati, con la dignità che ci contraddistingue, con la professionalità che ce la contraddistingue, ma con la voglia, come dicevo oggi pomeriggio in federazione, in senso tranquillo e pacifico, di fare come i killer, che quando premiamo il grilletto abbiamo lavorato tanto per arrivare in quel momento, in quel centesimo di secondo che non possiamo sbagliare. E abbiamo il dovere di non sbagliare, perché rappresentiamo una nazione forte, una struttura sportiva che ha una storia ricca di medaglie e ce la metteremo tutta. Grazie a tutti, sono fiero e orgoglioso di rappresentarvi. Presidente Luca. Grazie Luciano, pochi minuti, felice della presenza del presidente Cozzoli qui con noi, grazie Carlo per il lavoro fatto, credo che sia importante anche che tu possa aggiungere poi, così come l'hai fatto poc'anzi, qualche elemento anche tecnico che secondo me la squadra ha molto interesse di conoscere su Tokyo, che senza offesa credo che più di tutti sai bene di cosa stiamo parlando, ovviamente di essere qui con Luca. È fatto bene Luciano a parlare di paracanoa prima della canoa, perché più che mai questa anche presentazione, credo che sia la prima in assoluto, ci riempie d'orgoglio. Questa terrazza, che peraltro era utilizzata dal 2013 quando fui eletto e che con qualche mobile di Ikea mi sono permesso di sistemare, ha avuto due conferenze, sicuramente se lo ricorderà qualche giornalista che era presente, probabilmente Valerio Piccioni c'era all'epoca, sicuramente c'eri anche te, con Thomas Bach. Quindi siamo in buona compagnia, mi sembra, assolutamente. Abbraccio Luca, abbraccio Samuele, abbraccio Giovanni, abbraccio Manfredi, abbraccio Francesca, abbraccio Marta, che ha debutto ovviamente anche come disciplina, e abbraccio Stefani. Io parlo solo della canoa, poi la paracanoa è tuo mondo. 7 atleti, discipline diverse, competizioni diverse. È una federazione che fa bene essere orgoglioso, piena di storia, che trasuda di storia, di tradizione, di risultati. È inutile che ve li ricordo, e sapete benissimo cosa è stato e cosa ha fatto la canoa. Questa tradizione va assolutamente replicata, va sostenuta, va rinvigorita. Avete un segretario generale che è un campione olimpico, avete un commissario tecnico della velocità che è una leggenda della canoa, avete un commissario tecnico dello slalom, della discesa, che è una medaglia d'oro olimpica. Beh, non lo so ragazzi, c'è tanta roba nel vero senso della parola. Adesso non ti offendere come presidente, non voglio citare le tue partecipazioni alle Olimpiadi, ma rispetto a loro dobbiamo... Mediocre. Ecco, esatto, cioè, non è proprio da buttare via. Diciamo che se non c'erano loro t'avrei potuto vendere come un presidente con una grande storia sportiva alle spalle, però qui onestamente... Ecco appunto, sei consapevole. È stata durissima per voi, ma per tutti,
per arrivare a queste qualificazioni, a questa agonia, a questa via crucis, con tutto quello che ha implicato. Si poteva fare di più, ma si poteva facilmente fare peggio, anche perché indubbiamente è uno di quegli sport, tante più se vai su le discipline come sono i 200 metri, dove onestamente è niente, sono centesimi di secondi, e noi ne sappiamo qualcosa anche di millesimi, che non mi scorderò mai quello che avvenne a... Sì. Onestamente poi furono portati a 4, devo dirvi la verità. E non so se è cambiato qualcosa, non so se è cambiato qualcosa, gli storici dovrebbero andarlo a verificare, però negli sport, che io sappia, perché sapete che c'è il pari risultato sul millesimo quasi tutti, ad eccezione della Formula 1 e della canoa, e per quello noi perdemmo l'oro con Josefa ad Atene, non me lo scorderò mai. Detto questo, è anche il bello di questo sport, diciamo, quel colpo di reni in finale, quella, diciamo, come ha detto Luciano, quell'istinto killer che è indispensabile. Siamo onestamente molto molto carichi di aspettative. Spero che questo non solo non vi metta troppa pressione, ma anzi vi debba far sentire orgogliosi. Siete bellissimi con queste divise. Arrivo da Milano, dove Giorgio Armani ha rifatto la prima sfilata al pubblico. Siamo orgogliosi di essere così belli, questi eleganti. Credo che sappiate la volontà di ricordare il nostro tricolore, però anche di rispettare la cultura, la storia, diciamo, di questo cerchio che rappresenta il Giappone, che magari oggi tutti quanti hanno da dire su qualche, diciamo, considerazione o dell'opinione pubblica o della loro filosofia di vita, ma ringraziamo che c'è un paese che si è, diciamo così, prodigato sotto il profilo degli oneri e delle responsabilità di portare avanti questa missione olimpica, e se l'ha fatto, l'ha fatto sicuramente per i comitati, ma l'ha fatto soprattutto per l'atleta e per gli atleti olimpici e paralimpici, che hanno fatto così tanti sacrifici per arrivarci. Un abbraccio, ci vedremo a Tokyo. Più o meno abbiamo già individuato tutte le date di partenza e quant'altro. Con Toti l'organizzazione è straordinaria, credo che veramente ci sono tutte le premesse per fare molto bene. Felice, grazie. Daniele mi ha detto quante medaglie porti, e mi ha detto una sicuro, giusto o no? Giusto? No, una sicuro. Adesso Oreste gli farò la stessa domanda, quindi prima della fine mi informo. No, grazie, innanzitutto ringrazio il presidente Buonfiglio per l'invito in questa splendida location che ti è stata gentilmente concessa da Giovanni. Una cosa molto bella state facendo, perché la presentazione di una squadra all'unisono fra atleti olimpici e paralimpici, io credo che sia la più bella immagine che può partire dal mondo dello sport italiano, per quello che naturalmente lo sport nella sua declinazione più alta tenta di produrre e di coltivare. Vero è quello che ha detto Giovanni, che sottoscrivo totalmente. Finalmente siamo arrivati, probabilmente cominciate a percepire anche l'emozione del momento che viene, almeno insomma, io mi ricordo quando tantissimi anni fa, ma i giorni che ti avvicinano alla partenza, piano piano l'emozione sale e cominci a percepire maggiormente il senso di responsabilità, che naturalmente ognuno interpreta a modo suo, ma nei confronti della federazione, nei confronti dei vostri tecnici, nei confronti delle vostre società, nei confronti delle vostre famiglie che vi hanno naturalmente supportato. È stato un anno difficilissimo per voi, me ne rendo conto, ha fatto bene a ricordarlo. Si è tentato di come dire, esservi vicino, e Luciano lo sai come abbiamo potuto. Domani ci sarà una giornata che vi introdurrà ancora di più nell'emozione, perché partecipare alla consegna della bandiera è sempre qualcosa di, al di là del valore naturalmente che ha sotto il profilo sportivo, è sempre qualcosa che ti fa comprendere ancora di più, se mai ce ne fosse bisogno, il fatto che si va lì a rappresentare il paese, si va lì a rappresentare i nostri colori azzurri, quel tricolore che portate su queste divise Armani, ma mai come quest'anno, oltre a rappresentare il paese, io credo che si rappresenti in qualche modo anche i sogni e le ambizioni degli italiani che grazie allo sport vogliono cominciare
a vivere, a vedere quella luce in fondo al tunnel che abbiamo sempre con Giovanni detto che avrebbero potuto rappresentare le Olimpiadi e le Paralimpiadi nel momento in cui ci saremmo riusciti ad arrivare. Ecco, forse oggi quello che si aspetta il mondo intero da Tokyo, Olimpica e Paralimpica, è proprio la rappresentazione concreta di quella luce in fondo al tunnel. Noi auspichiamo per tutti quanti che sia così. Naturalmente io voglio ringraziare Luciano, perché, e non lo faccio per piaggeria, perché sei qua, perché poi quando dobbiamo attaccarci ci attacchiamo, non è mai successo, però facciamo finta che sia successo. Però lo devo ringraziare perché, vedete, Giovanni lo sa, non è stato semplice, e Giovanni su questo mi ha sempre accompagnato condividendo dal punto di vista culturale il percorso. Non è semplice far declinare ad una federazione olimpica la mission paralimpica, non è così scontato. Con voi è stato molto 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 semplice, probabilmente perché chi presiede la federazione è un atleta, probabilmente perché il vostro segretario generale è un atleta olimpico, e quando si è atleti si va oltre le differenze, perché quando si è atleta in qualunque modo voi lo declinate. Quindi di questo ve lo ringrazio. Vi ringrazio naturalmente attraverso te, Luciano, tutto il tuo consiglio federale, tutti gli uomini e le donne della federazione. Che dirvi? Bocca al lupo. È un'esperienza per alcuni la prima volta, e la prima volta non si scorda mai. Per altri non sarà la prima volta, ma vivere un'edizione di giochi olimpici e paralimpici io credo che sia qualcosa che nella vita di un atleta è il sogno più bello che si possa realizzare. Naturalmente io mi auguro che tutti voi possiate raggiungere i risultati che vi siete prefissati, indipendentemente dai migliori, peggiori. E per quanto riguarda per quanto riguarda il mondo paralimpico, spero che conquistiate quella medaglia in più, che è quella meno visibile, riuscire a far nascere la scintilla in qualcuno che è a casa e vi vedrà. E voglio ricordare Christian, un vostro appartenente alla famiglia canoista, Christian Volpi, che ha perso due gambe in un incidente di moto. Perché Christian, col sorriso sulle labbra, a pochi giorni dall'amputazione delle gambe, ha detto: devo risalire in canoa e voglio esserci a Parigi 2024. Ecco, quella è una medaglia che già avete conquistato, che già abbiamo conquistato tutti quanti come sport italiano. Ecco, i nostri paracanoisti hanno quella responsabilità in più che va oltre la responsabilità personale: essere d'esempio e rappresentare una scintilla. In bocca al lupo a tutti. Grazie Luca. Carlo. Occasione unica, vero? Ubi, ma no, grazie a voi, ormai come hanno detto loro ci siamo, fino a un certo punto, perché poi ho sentito Oreste, vi mancano 3 settimane a Bernago, che non è proprio una passeggiata di salute, quindi ci siete per l'ultimo colpo di reni. Siete 344, lato ovviamente lato olimpico, una spedizione ultra numerosa, non sarà un'edizione semplice, però non lo sa per nessuno, saranno dei giochi un po' particolari ma molto belli. Io sono sicuro che dal punto di vista tecnico non avrete alcun problema, perché i giapponesi, l'ho sempre detto, sono ultra formalisti, quindi in questo rispetto quasi tedioso delle regole, però dall'altro lato sono anche una garanzia, assicurano che sia uguale per tutti, stesse condizioni per tutti, quindi dovremmo fare delle procedure abbastanza inusuali, molto inusuali, però le faranno tutte, le faranno tutte le 11.000 persone coinvolte ai giochi, e quindi già questo è un certificato di garanzia. Complimenti a Daniele, complimenti ad Oreste per il lavoro che avete fatto, perché poi si è protratto per 5 anni, non per 4, non è stato per niente semplice, non è stato semplice qualificarsi. Io penso che andare insomma con 6 barche, 3 dello slalom e 3 della velocità, abbia fatto onore al lavoro che è stato fatto nel quadriennio. Grossissimo in bocca al lupo. Noi partiremo a breve, i vostri colleghi, i primi partono tra una decina di giorni, quindi poi vi ritroverete tutti, la gran parte di voi, al villaggio olimpico. E un grosso in bocca al lupo. Ci vediamo presto, ci vediamo in missione, e saremo tutti lì insomma come primi tifosi ad aiutarvi, a supportarvi e a fare in modo che, come dicevano, come ha detto Luca, come ha detto il presidente, le Olimpiadi vanno un po' oltre. Speriamo che insomma che riusciate a coronare quelli che sono i vostri sogni, che poi alla fine dare un senso ai sacrifici che avete fatto, e non necessariamente quello di vincere per forza delle medaglie. Quindi
un grosso in bocca al lupo e a presto. Perri. Professore, dai un po'. Non c'è bisogno, ma poi sono. Sì. Daniele Molmenti, sono il DT per lo slalom. E 30 secondi. Un anno di ritardo a noi dello slalom ha fatto bene. Gli atleti sono in una curva di crescita continua, quindi questi 12 mesi qua, ringraziando il governo nostro che ci ha permesso come italiani e atleti di poterci allenare forse anche un po' di più dei nostri avversari, è un vantaggio che possiamo portare in questa Olimpiade. Le altre cose sono state dette tutte, e andiamo con meno distrazioni possibili, concentrati sull'obiettivo perché è alla portata. Io adesso non voglio fare pronostici, però le finali sono per lo slalom, almeno parlo, insomma, sono sicuramente la portata e sono il nostro primo obiettivo. E poi, come dice Luciano, una volta arrivati in finale. Sono emozionatissimo. Le Olimpiadi ogni volta ne ho fatte tante, però ogni volta è qualcosa di nuovo, di diverso, di qualcosa che emoziona. Io volevo ringraziare intanto il presidente del CONI Malagò, il presidente Luca Pancalli, per la loro dedizione, impegno e per quanto stanno facendo per lo sport, sapete, non solo quello di vertice ma anche quello di base, quello sport educativo. E ringraziare il presidente Bonfiglio, perché la federazione in questi 3 anni, perché 2019 diciamo sono stati anni difficili, anzi forse questa è l'Olimpiade più difficile che ho fatto rispetto a tutte le altre, l'anno di lockdown, difficile per i dirigenti, per la federazione, per voi atleti, per noi, però credo che nei momenti difficili, come ha detto prima Carlo Mornati, segretario, che voglio ringraziare, nei momenti difficili siamo sempre riusciti a fare delle cose buone. Credo che con il lavoro che dobbiamo continuare a fare, la giusta umiltà e la determinazione, potremo tornare a casa contenti con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile. Per noi, per le nostre società, per il CONI, per la federazione, ma anche per tutta quella gente che ha sofferto in questi anni. Sono Stefano Porcu, direttore tecnico della Paracanoa. Noi ci troviamo alla seconda edizione di un evento paralimpico. Abbiamo iniziato con Rio 2016, presentandoci con 3 equipaggi che fecero la loro bella figura, chiaramente in finale, dando prestigio alla nostra federazione, al nostro mondo sportivo. Quest'anno per noi chiaramente è stato molto difficile, ci possiamo immaginare le difficoltà che possono trovare i ragazzi paralimpici, ed è per questo che dire grazie per averci sostenuto, ma soprattutto aiutato dal punto di vista umano più che sportivo, perché sportivo chiaramente eravamo legati a quelle che erano le condizioni allo stato, le condizioni che avevamo. Devo ringraziare sì il presidente Bonfiglio, che uno dei più grandi sostenitori di questo progetto, il presidente Luca Pancalli, che ci ha dato l'opportunità di vivere questa bellissima esperienza, e il presidente Giovanni Malagò, che per noi è un esempio, è un'istituzione dello sport. Ora, dire che noi abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo, intanto stando qui tutti insieme, è sicuramente una gran bella medaglia che ci state regalando. Però non siamo arrivati neanche ai blocchi di partenza, tra un po' ci presenteremo e cercheremo di fare il massimo, col vostro sostegno chiaramente. Grazie. Bravo.